Ben ritrovati su Link4 Universe. Rispetto a me che sto girando ora questo video, voi siete ormai gente del futuro. E chissà che gingilli e meraviglie tecnologiche che avete. Magari state guardando questo video su antichi archivi di YouTube mentre state viaggiando verso lontane stelle. Ma ecco cosa noi del passato pensavamo riguardo ai possibili viaggi intorno ad altre stelle e quali sono le tecnologie che secondo noi si possono usare. Lo so che potrebbe farvi ormai un po' tenerezza, però pensate che siamo già riusciti a mandare la nostra prima navicella nello spazio interstellare. Infatti la Voyager 1 l'anno scorso è uscita dal Sistema Solare. Lo spazio interstellare è quella zona tra le stelle, dove ormai non dominano più le particelle rilasciate da una stella, ma ci sono un po' particelle provenienti da supernove, un po' da altre stelle, un po' di polvere, un po' di gas da nebulose e quant'altro. Ed è enorme, è gigantesco. Tanto per farvi capire, la nostra attuale tecnologia, la sonda Voyager, se fosse diretta vicino alla nella direzione della stella più vicina, cioè Alpha Centauri, impiegherebbe 67.000 anni per arrivare. Che è tanto. Anche per i nostri standard, e noi siamo forgiati nella pazienza perché viviamo ai tempi di Trenitalia. Però c'è una speranza. Negli anni 70-80, diversi scienziati della Interplanetary Society si sono messi insieme per cercare scientificamente di pensare a come si potrebbe creare una vera navicella interstellare. E l'idea era quella di usare la fusione nucleare, che è quello che alimenta il Sole, fondendo idrogeno per creare elio. E l'idea era quella di costruire una gigantesca navicella con queste bolle enormi per accumulare idrogeno e poi la fusione avrebbe spinto la navicella verso le stelle più vicine. La stella scelta era Barnard, a 6 anni luce, e questa navicella l'avrebbe raggiunta in un periodo da 50 a 100 anni, già qualcosa di molto più ragionevole. Il problema era la massa, ed è tuttora la massa. Nella versione aggiornata questo progetto si chiama Icarus, ha diversi miglioramenti rispetto al passato, ma i viaggi durano lo stesso tanto, e il problema maggiore non è nemmeno la durata, ma la massa, perché sarebbe almeno 100 volte la massa della Stazione Spaziale Internazionale e non siamo neanche da lontano in grado di costruire qualcosa del genere. Tuttavia, ci sono anche delle considerazioni da dire. Se anche riuscissimo a viaggiare così veloce, potremmo viaggiare al massimo e esplorare le stelle più vicine a noi. Se noi volessimo andare intorno a stelle molto più lontane, le cose si complicano tantissimo. Immaginiamo, per esempio, di riuscire ipoteticamente a viaggiare alla velocità della luce. Per raggiungere qualcosa tipo Betelgeuse impiegheremo più di 600 anni. Per raggiungere l'altra parte della galassia impiegheremo 100.000 anni. Tutta intera la galassia ha un diametro di 120.000 anni e quindi anche alla velocità della luce le distanze sono enormi. Andromeda si trova a 2,5 milioni di anni, per cui pensate quanto sono davvero distanti le cose. Una soluzione a questo problema è venuta in mente ad un fisico di nome Miguel Alcubierre. Wow, quanto mi piace pronunciare questo nome. E Alcubierre aveva immaginato un sistema che potesse sfruttare dei principi diversi, cioè quelli che sono poi andati a creare il Warp Drive, quello che poi ha reso famoso Star Trek. E l'idea è quella di sfruttare l'espansione dello spazio-tempo stesso. Ora, nulla nell'universo può viaggiare più velocemente della luce. Ma la luce non può viaggiare più velocemente della luce e nulla può viaggiare più velocemente della luce nello spazio-tempo. Ma lo spazio-tempo stesso si può espandere più velocemente della luce. Infatti abbiamo già una teoria che si chiama inflazione, in cui in un momento, pochi istanti dopo la nascita dell'universo, l'espansione è avvenuta a velocità enormi, esponenziali, e l'universo è diventato miliardi di volte più grande di quello osservabile di ora, semplicemente in arco di istanti. Quindi velocità assurde. E l'idea era quella di sfruttare questi principi che esistono e sappiamo che funzionano per creare un'espansione dietro la navicella e una contrazione dello spazio-tempo davanti. E questo spingerebbe la navicella a muoversi nello spazio-tempo senza andare più velocemente della luce, ma spostandosi in tempi equivalenti a come se si muovesse più velocemente della luce stessa. Sicché, e vai! Salvo poi dopo vai a guardare e capisci che le masse in gioco sono incredibili di nuovo. Oh, merda. Allora, quello è perché non funziona. Teoricamente funziona, però necessita di una quantità enorme di massa, in particolare di una cosa chiamata materia esotica, che non sto qui a spiegarvi ora perché è estremamente complicata, ma prevede cose come una massa negativa, cioè immaginate, meno 2 kg. Ha a che fare con comportamenti del vuoto a livello quantistico e delle particelle virtuali.
E l'idea di usare questa massa esotica è ricorrente, però, per esempio, in questo caso, per spingere una navicella del genere a viaggiare tra le stelle, avremo bisogno dell'equivalente della massa di Giove in materia esotica. E Giove, non so voi nel futuro, ma per noi è gigantesco, è abbastanza grande, molto più di quanto si potrebbe anche plausibilmente usare. Per cui è sempre rimasto un po' nel dominio della fantascienza e poco più. Tuttavia, a un certo punto, 2 anni fa, nel 2011, è arrivata una pubblicazione da parte di un ingegnere aerospaziale della NASA che lavora su nuovi sistemi di propulsione chiamato Harold White. E lui aveva trovato un sistema ingegnoso per modificare la base delle equazioni di questa navicella e far sì, e ora arriva la cosa bella, la parte fighissima, che cambiando le proporzioni dell'anello della navicella si possa cambiare radicalmente la quantità di energia che serve per creare questa bolla. Il disegno non si capisce, ma questo è una rappresentazione dello spazio-tempo e abbiamo un'espansione che va verso l'alto dietro e una contrazione dietro. Davanti, e questo crea una bolla. E l'idea di creare questa bolla prevede un uso della massa, ma nel caso della nuova ipotesi di Harold White si modifica lo spessore dell'anello, si fa diventare molto più a ciambella spessa, e questo porterebbe la massa di materia esotica necessaria per creare una piega del genere ad appena la massa della suddetta Voyager 1, che è di circa 721 kg. Sicché, boh, capito? Si passa dalla massa di Giove alla massa di qualcosa di 721 kg, è incredibile. E finalmente ora tutta questa roba diventa, se non altro, plausibile. Che non significa che da domani avremo navicelle del genere, perché siamo ancora molto lontani anche dal fare un grammo di materia esotica o sfruttarla. Ma è interessante perché diventa già un po' più plausibile. E questo ha generato tantissimo entusiasmo, anche dal punto di vista puramente teorico e curioso di come potremmo far funzionare, e se ci fosse almeno in linea di principio, la possibilità di provare quindi questa cosa. Quindi la NASA ha dato dei finanziamenti in questo senso a Harold White, e probabilmente avete sentito, in passato parlare del fatto che la NASA sta cercando di costruire il Warp Drive. Era riferito a questo, in realtà quello che è uno studio finanziato dal punto di vista teorico per vedere come potrebbe funzionare. E quello che attualmente gli scienziati stanno facendo è usare degli interferometri per cercare di scambiare il modo in cui la luce viaggia nello spazio-tempo e usare questi principi della materia esotica, delle particelle virtuali, per creare delle pieghe nello spazio-tempo e vedere se si possono vedere degli effetti nel modo in cui la luce viaggia. Quindi hai un fotone che viaggia da una parte all'altra e cerchi di alterare lo spazio-tempo in mezzo per vedere se si vede nella traiettoria che segue la luce. Ci sono già degli indizi molto interessanti, non ci sono delle prove ancora, non c'è una prova concreta, ma l'idea è quella di continuare a sperimentare e si pensa possa iniziare a esserci qualche risultato promettente già nei prossimi anni. E il passaggio poi dalle particelle in futuro si avrà con esperimenti più forti, con magari lanciare oggetti che ne so, da un aereo di massa più grande e riuscire a vedere se questo sistema può alterare il tempo in cui cadono in maniera significativa. Quindi puoi vedere se c'è un cambiamento nel momento in cui arrivano a terra creato da questo sistema. Ovviamente stiamo parlando di cose che verranno provate probabilmente tra decenni e decenni, però è estremamente figo che viviamo nell'epoca in cui queste cose passano dal solo teoria assurda a qualcosa con cui si può già giocare un po' di più. Per il futuro c'è una cosa da considerare: anche se fossimo in grado di arrivare a propulsioni simili, ci sono comunque degli enormi problemi legati a tutto il resto, non solo alla costruzione della navicella, ma anche ad alcuni problemi teorici. Per esempio, come si fa a comunicare? Come si può creare una bolla del genere anche avendo la possibilità? Alcuni scienziati hanno fatto notare che sarebbe impossibile, per esempio, comunicare con fuori dalla bolla, dato che non c'è nulla che può viaggiare dall'interno della navicella a fuori dove viene creata la bolla. Non solo, ma ci sono problemi riguardo a come si può direzionare questa cosa e cambiare magari traiettoria, o se si può accendere e spegnere, e come si può portare una massa esotica e tenerla lì da parte isolata fino a quando non serve. E tutte queste cose non hanno una risposta, per cui non pensate che da domani avremo una navicella in grado di viaggiare verso altre stelle.
Però ripeto, la cosa più figa è che stiamo iniziando a ragionarci. La materia esotica, per spiegarvi almeno due o tre cosine, è difficile da spiegare, però, come dicevo prima, ha a che fare con il comportamento di particelle virtuali in questo caso. E le particelle virtuali sono particelle che nascono dalle fluttuazioni del campo quantistico stesso, del vuoto. Se voi prendete, va bene, un cubo e fate un vuoto totale, va bene, c'è solo spazio dentro, che è solo lo spazio, vedrete comunque che nascono e spariscono particelle. E sono particelle virtuali che dal nulla, sì, perché dall'energia dello spazio stesso, energia a stato zero si chiama, dall'energia stessa possono fluttuare e uscire e poi tornare. L'universo lo permette fin tanto che non c'è una perdita, quindi non si crea, non si distrugge niente, semplicemente l'energia dello spazio-tempo viene trasformata improvvisamente per pochi istanti in particelle e poi dopo ritorna ad energia allo stato zero. E queste cose succedono, le abbiamo già provate, e si chiama effetto di Casimir, in cui hai due, per esempio, piatti molto, molto, molto piccoli, e se le metti insieme, molto vicino, fai un vuoto intorno, e se immagini di poter provare a vedere se c'è, misurare la pressione tra le due, vedrai che c'è la pressione esercitata da particelle virtuali che escono e entrano dall'esistenza in mezzo a queste due particelle. Ed è un effetto così forte che già viene tenuto in considerazione, per esempio, per il futuro della costruzione dei microchip, perché inizia a vedersi l'effetto di questo sulle nanotecnologie. Quindi esiste. Quale sarà il futuro? Beh, l'idea è quella di usare una possibilità di spinta in piccolo e integrare questo insieme ad altro. Attualmente gli scienziati stanno lavorando per il futuro a motori in grado di sfruttare questi principi, non esattamente in questo modo, ma solo integrarlo insieme ad altro. E l'idea era quella di arrivare a una spinta di 0,4 newton per kilowatt, cioè 800 newton in totale. Si potrebbe raggiungere Marte in 66 giorni, okay? Si potrebbe raggiungere Nettuno in 490 giorni e si potrebbe raggiungere Prossima Centauri in 122 anni circa. Quindi, molto bene. E si parla solo di 0,4 newton per kilowatt, che lo standard attuale significa qualcosa di incredibile rispetto alla propulsione chimica, perché questo permetterebbe anche di isolare molto il pericolo di, per esempio, la fusione e quant'altro. Allora, probabilmente in questi giorni avete visto il design della nuova navicella. Tutti parlano della nuova navicella pensata dalla NASA per lo spazio interstellare. Il design, le illustrazioni che vedete riguardano una conferenza che ha tenuto Harold White a settembre-ottobre dell'anno scorso, del 2013, per un'iniziativa chiamata Space Visions 2013 della NASA. E durante questa conferenza ha presentato il nuovo modello, perché i vecchi modelli riguardo a questo motore prevedevano un anello molto sottile. Invece in questo caso l'anello è stato creato molto più a ciambella, molto più grosso. E quindi le illustrazioni che vedete sono quelle. Ed è per questo che tutti ne parlano, ed è per questo che tutti sono così eccitati. Vi lascio sotto il link alla conferenza, guardatela tutta se potete, perché è estremamente eccitante, e noi ci vediamo la prossima volta. Grazie come sempre per aver visto il video, per aver fatto le domande, siete meravigliosi, e noi ci vediamo la prossima volta. Un abbraccio.